Come avete visto, oggi abbiamo pubblicato in diretta la determina a contrarre e mercoledì sarà sui bollettini e sui giornali locali l'avviso di gara per l'abbattimento del ferro di cavallo. Secondo me è un fatto straordinario perché non abbatteremo solo il ferro di cavallo, ricostruiremo anche in maniera molto diversa 56 nuovi alloggi dopo averne recuperati altri 60 dove sono state posizionate le famiglie che lì erano e avevano diritto ad un immobile. Cioè inizia una complessiva riqualificazione di un'area che viene chiamata periferica, ma che in realtà è l'area originaria che ha fondato Pescara. Più portiamo bello, più realizzeremo piazze, lì c'è anche via Lago di Borgiano su cui sarà realizzata una piazza, porteremo servizi, più allontaneremo quei pochi che si comportano male rispetto a una grande quantità di bravissime persone che hanno il diritto di vivere con degli standard migliori possibili. 35 giorni da mercoledì, diciamo che la Befana il ferro di cavallo porta via, ecco, se volessimo usare una battuta, e poi nel frattempo andremo in gara con la nuova ricostruzione, con la piazza che lì verrà e con la riqualificazione delle aree contermini fino al parco che era alle spalle del ferro di cavallo. Allora, oggi le regole per l'assegnazione delle abitazioni sono molto più rigide. Chiaramente io non ho la certezza che riusciremo a reprimere tutti i fenomeni malavitosi che lì si sono verificati. Certamente metteremo tanti presidi di Stato, di Regione, la sede dell'ATER, il Comando di Polizia Municipale, un ufficio anagrafe, cioè cercheremo di far vivere il quartiere. Poi, se possibile, con la collaborazione delle tante associazioni che lì stanno, ci sono ed operano, cercheremo di far vivere il tessuto sociale di quel quartiere. Io sono convinto che il bello e le attività spingano via chi ha cattive intenzioni.